Walking, obiettivo sibaritide. In questa edizione parleremo di un argomento piuttosto delicato. Riguarda l'invio del prefetto di Cosenza della commissione d'accesso antimafia a dei comuni importanti della piana di Sibari, cioè stiamo parlando del cuore, parliamo del comune di Cassano, allo Ionio amministrato dal sindaco Gianni Papasso e del comune di Corigliano Calabro amministrato dal sindaco Giuseppe Geraci, comune quello di Corigliano già sciolto per mafia nel lontano 2010, nel 2000 invece venne sciolto il comune di Cassano, sempre per mafia. Oggi il prefetto ha deciso di inviare gli 007 prefettizi che hanno il compito di verificare se vi sono contiguità tra l'apparato amministrativo ed eventuali organizzazioni criminali. Ne parliamo con il sindaco di Cassano, Gianni Papasso, avevamo invitato anche il sindaco di Corigliano, Giuseppe Geraci, il quale per motivi di opportunità ha deciso di non presenziare a questo appuntamento televisivo. Ne parleremo con Aldo Algeri, che oggi è candidato a sindaco per le amministrative a Corigliano, si voterà nel 2018, almeno sulla carta, per quel che è l'iter procedurale, Liberi per Cambiare, una coalizione politica con soggetti espressione della società civile, ma anche politicamente trasversali, e ne parleremo anche con Amerigo Minicelli, coordinatore del Movimento 100 Associazioni Profusione Corigliano Rossano, per capire se questo tipo di attivismo prefettizio possa eventualmente impedire o ostacolare il percorso iniziato di fusione tra i comuni di Corigliano e di Rossano. Partiamo subito dunque con il sindaco di Cassano, Gianni Papasso. Vorrei precisare subito che Cassano non è mai stato sciolto per mafia. Stata una commissione accesso agli nel momento in cui Cassano era gestita a commissario Ponte a seguito delle dimissioni del sindaco Senise. Quello che mi risulta, allora la commissione non trova nulla per quanto concerne, diciamo, infiltrazione mafiosa all'interno dell'apparato amministrativo. Che arrivano nel suo palazzo di città. Allora, perché io sono una persona scomoda? Perché risulta essere una persona scomoda? Perché chi reagisce a questa sua... Sono arrivato al Comune Cassano e ho cambiato lo stato delle cose. Ci sono tanti atti che ho consumato, ma proprio tantissimi atti, e perché probabilmente ho messo, a differenza di altri comuni di Cassano, al centro del dibattito politico sulla piana di Sibari. Tutti mi conoscono. La mafia mi ha bruciato una casa nell'anno 2001, appena eletto sindaco ho incontrato a ricevere messaggi minatori, lettere minacciose. Nel 2013 mi hanno tagliato le gomme della macchina, mi hanno regato tutta la carrozzeria. Ho subito tantissime umiliazioni. Sono stato cacciato da sindaco nell'anno 2015, 3 novembre. È stata combattuta una campagna elettorale all'insegna della infamia nei miei confronti. Io ero diventato il ladro, il delinquente, il mafioso. Il cittadino vota, io stravingo a furor del popolo e sono fiero di quella grande vittoria. Ma anziché riconoscere il risultato, dall'indomani ci si è messi a lavorare per cercare... Però, signor sindaco, mi perdono. È successa una cosa. Se lei dice che è un sindaco scomodo, le dico subito. Siamo portati a pensare che c'è una cabina di regia, c'è una commissione, diciamo, ad orologeria. C'è una cabina di regia. E fa capo a chi? Che utilizza anche le istituzioni, no? Che utilizza anche le istituzioni pur di raggiungere il suo obiettivo, il suo scopo. E le dico subito, tutto parte da una vicenda. E la vicenda... della interdittiva antimafia nei confronti di una impresa che aveva rapporti con il comune di Cassano Ionio. Preciso che questa impresa, sotto la gestione commissariale, ha vinto un appalto, aveva il certificato antimafia. Quando io sono stato eletto, sono stato proclamato il 7 giugno, avvocato mi dice il 7 giugno, l'8 giugno l'ufficio tecnico comunale fa un avviso pubblico per la gestione della rete idrica, 30.000-35.000 euro. Vince questa impresa che aveva l'interdittiva che nessuno sapeva, perché l'interdittiva è stata emessa nei confronti dell'impresa il 10 maggio. No, dal 10 maggio fino al 7 giugno nessuno ha detto niente. Appena noi ne siamo venuti a conoscenza, immediatamente abbiamo tagliato tutti i ponti con l'impresa, abbiamo revocato tutti gli appalti, e nel momento in cui l'impresa si rivolge a TAR contro il provvedimento, la determina del dirigente del settore dei lavori pubblici che gli revoca l'appalto, il comune non è stato fermo, io mi sono costituito al TAR per difendere la determina. Cosa accade? Che il fratello di questa impresa è presidente del Consiglio Comunale. Io
diciamo, nel rapporto personale ho chiesto un passo indietro. Il passo indietro non c'è stato. Io sono andato in Consiglio Comunale, sono stato il primo firmatario di una mozione di sfiducia per la revoca del Presidente del Consiglio Comunale. A questa mia firma si sono aggiunte le firme di tutti gli altri consiglieri di maggioranza. Siamo andati in Consiglio, abbiamo votato segretamente e il Presidente del Consiglio l'abbiamo revocata, cosa che non si poteva fare, perché la legislazione al riguardo dice che non si può. Mi sono opposto, la procedura d'urgenza dallo Consiglio di Stato è stata eliminata e non è stata approvata. C'è il giudizio di merito che si terrà il prossimo 14 aprile. Quindi, ti faccio capire un po' meglio e poi concludiamo, ma sì. Tra ormai ex Presidente del Consiglio e questa società, vi è una contiguità di fatto sono o si fratelli. Fa lo scotto solo perché si è fratelli? Sono fratelli. Noi immediatamente abbiamo attivato tutti i meccanismi per eliminare, diciamo, tra virgolette. È scomodo a poteri politici, sta dicendo, sì, o politico istituzionale? Nella piana di Sibar. Politico istituzionale? Certo, io sono scomodo a poteri politici. Non dico che. Hanno sede dove? Non dico che a Cosenza. Cassano Ioni. A parte da Cassano? E hanno diramazione a Cosenza. Perché? Perché sono state tre interrogazioni parlamentari. Guardate, c'è stato un documento della minoranza che ha annunciato l'interrogazione parlamentare nel mentre il Consiglio Comunale stava discutendo. E volete sapere cosa è successo? Nel mentre io andavo in Consiglio e ponevo la questione di fiducia, dicevo, o io il Presidente del Consiglio, ho detto ai consiglieri, se eventualmente dovesse mancare un voto io me ne vado a casa, noi votiamo, arrivano quattro lettere anonime. Quanto è inciso il Movimento 5 Stelle su questa cosa? Il Movimento 5 Stelle ha fatto due interrogazioni alla Camera dei Deputati da parte della Nesce di Parandella, che non sono state mai a Cassano Ionio. Il senatore Morra è stato a Cassano Ionio nella primavera dell'anno 2016 per formare una lista e per candidare un suo rappresentante al sindaco. Non è riuscito a formare né la lista e né a presentare il candidato al sindaco. Il Movimento 5 Stelle non ha avuto. Fermiamoci adesso, ascoltiamo il senatore Nicola Morra in un intervento sul social Facebook. La prefettura di Cosenza ha inviato presso il comune di Cassano allo Ionio e presso il comune di Corigliano Calabro una commissione d'accesso agli atti, una commissione d'accesso sollecitata anche dall'attività di sindacato ispettivo che abbiamo prodotto sia alla Camera che al Senato per il comune di Cassano allo Ionio e dall'opposizione vigile di Francesco Sapia presso il Consiglio Comunale di Corigliano Calabro. Adesso verificheremo che cosa sarà appurato da queste commissioni d'accesso. Fatto sta che chi non ha commesso alcuna infrazione della norma non deve temere, anzi verrà rafforzato dall'accertamento di questi organismi istituzionali. Chi invece, non sappiamo se per negligenza o per dolo, qualche cosa si è lasciato sfuggire o forse ha fatto, dovrà assumersi le sue responsabilità. Il movimento è questo e noi siamo convinti che poco alla volta in Calabria, da tante altre parti, si possa far luce su episodi che sono probabilmente di mala gestione di risorse pubbliche e magari anche di corruzione. Allora, Morra dice se nessuno ha scheletri nell'armadio non ha da preoccuparsi, in sostanza. Io sono sereno, sono una persona per bene, una persona onesta. Dichiaro qui, dinanzi alla televisione, che qualora dovesse accertare che io qualche volta ho avuto a che fare con la mafia, che sono stato contiguo alla mafia, che ho subito pressione della mafia, ho obbedito alle pressioni della mafia, io dovrò risolvere un problema mio personale. Insieme a nessuno, da solo me lo risolverò, da solo. Però dovete sapere una cosa, che io a Morra, appena ha presentato quella bruttissima interrogazione, addirittura parte da Frasca, oggi un uomo su una carrozzella, che da 20 anni non c'è più niente a Cassano Ionio, e imbratta tutto. Io sono andato a presentare querela al procuratore della Repubblica di Cassuera nei confronti di Morra, può essere anche archiviata, ma per difendere me, i miei consiglieri, soprattutto la mia città. Mentre su Cassano più o meno si ha idea del motivo per cui la commissione di accesso ha fatto si è insediata in comune, a Corigliano vi è stata qualche indiscrezione anche di stampa qualche giorno, no? da tempo si parla di questa ipotesi, ma si parla molto sotto traccia e si fa fatica, nero su bianco, a capire le vere ragioni per cui è intervenuta oggi la commissione d'accesso antimafia del comune. Mentre nel 2010 vi era stata la famosa
Operazione Santa Tecla, che ha aperto, diciamo, la strada alla Commissione, su Corigliano ancora dobbiamo vivere di sospetti. I suoi quali sono? Purtroppo la storia si ripete. Si ripete perché, vede, io stamane avrei avuto il piacere di sentire il sindaco della mia città, così come ho sentito il sindaco di Cassano. Tengo che sia. Sono due storie amministrative completamente diverse. Qui a Corigliano quello che è successo non è una novità, perché se ne parla da tempo. Non voglio fare il bravo, né lo sono, però io quando ho annunciato la mia candidatura a dicembre avevo pregato il sindaco Gerace di portarci a fine legislatura, o se non era possibile, di guardare meglio e di gestire meglio quello che erano le sue attività amministrative. Io ho sentito il consiglio comunale che è stato tenuto l'altro giorno. Il sindaco Gerace nei precedenti consigli comunali ha sempre asserito, parlo dei consigli comunali in tempi non sospetti, e lui lo disse anche in campagna elettorale, lui ha detto non prometto nulla in campagna elettorale, vi prometto la legalità. Io sono personalmente molto indignato con Gerace. Sono indignato perché io con Gerace nella mia campagna elettorale del 2009, dove annunciavo quello che purtroppo è avvenuto, e Gerace a me mi ha stretto la mano. E io ho stretto la mano a Gerace su un patto di legalità. Gerace è stato rieletto sindaco e in questi mesi diceva sempre in consiglio comunale, dopo di me la finanza, dopo di me il cataclisma dal punto di vista di legalità. Guarda caso, con lui adesso è vero una commissione d'accesso. Una commissione d'accesso che, devo essere sincero, io ho seguito il consiglio comunale, solo i consiglieri si sono meravigliati. Cioè non è che si è molto, bisogna essere bravi per prevedere certe cose. Sono storie completamente diverse Cassano e Corigliano. Perché su Corigliano sono state fatte più denunce da parte dei cittadini. E adesso cosa sta succedendo? Sta succedendo che l'attuale amministrazione vuole far passare, attraverso le parole dette dal sindaco in consiglio comunale alla città, che quello che è successo è colpa della struttura comunale o è colpa di precedente amministrazione. Non è così. Ecco, veniamo alla domanda. Non è così. Quali sono i suoi sospetti? Perché la commissione è qui? Ma guardate, i filoni interessano. Ma io i filoni non li so, perché io onestamente non posso saperli. Cosa presume? Ma io presumo tutto quello che in questi anni la stampa e tutta la città di cui si parla. Ossia? Ma per esempio sono stati rinnovati per ben tre volte degli appalti. Non sono state messe, diciamo così, pubblicamente, sono state sequestrate delle carte delle società miste, pubbliche e private. Ma è uscito fuori lo scandalo del cimitero con delle registrazioni che sono state mandate al prefetto. Ma le dico di più, ma addirittura. Ma tutto questo con la criminalità? Tutto questo con la criminalità non lo c'entra so. O non c'entra? No, allora, sono due filoni. C'è un filone che la legge e gli addetti al lavoro definiscono di confusione amministrativa o disorganizzazione amministrativa, e lì non c'entra assolutamente né la DDA né la questione di mafia, perché lì ci sono delle responsabilità penali che poi ognuno se ne prende le responsabilità. Invece quando interviene il prefetto, onestamente il prefetto ha certamente, insieme al ministero, si è deciso di mandare perché ha certamente degli elementi validi perché possa supporre che qualcosa non c'è e non funziona. Pertanto, i professori devono accertare questo, se vi sono devono accertare, sì, ma voglio dire, non vengono univoci, sì, no? Sì. Dall'attività amministrativa devono accertare questo, e la criminalità organizzata. Secondo lei ci sono, politicamente lo dica, questi contatti? Ma guardi, io politicamente non sono amministratore, questo io non lo posso dire, io mi auguro che non ci siano. Taluni suppongono una tesi, che è la seguente: nel momento in cui va a concretizzarsi questo discorso di fusione, Corigliano, Rossano, ci si auspica un domani anche questa grande Sibari, insomma, che cosa succede? Succede che arrivano le commissioni in due comuni importanti, succede che uno dei proponenti della legge che ha dato un'accelerazione all'istituto del referendum nella fusione Corigliano-Rossano, quindi il consigliere Graziano, incassa una pronuncia a lui negativa, quindi con ogni probabilità subentrerà il consigliere Gallo,
Cioè ci sono una serie di fattori concomitanti, secondo talune tesi, che tendono in qualche misura insomma, ad ostacolare questo processo. Io prendo le distanze onestamente da queste tesi, ma possono esserci margini di verità? Olivano, il discorso è politicamente diverso. Noi ci possiamo occupare di politica, non di atti giudiziari o di atti amministrativi quando sono in parte anche segreti, quindi è un po' difficile fare la punta a queste cose. Quindi per quanto riguarda la politica territoriale, noi siamo in un momento avanzato della fusione delle due più grandi città della Calabria. In questo contesto? Avete visto mai il prefetto che si sia interessato di questo fatto? Pure è un fatto importante, no? E credo che anche il Ministero degli Interni abbia a che fare con un processo di questo genere. Non mi risulta che il prefetto, questo o chi lo ha preceduto, io personalmente non lo conosco, ritengo che sia persona stimabilissima, si sia svegliato una mattina, ha letto il giornale, dice, ma chissà che fanno questi qui? A me questa cosa riguarda o non riguarda? Penserei che il prefetto della provincia di Cosenza o i suoi funzionari in qualche misura abbiano seguito. Certo non si sono visti, nessuno ha chiesto a nessuno ma a che punto siete, avete bisogno di un ausilio amministrativo. E questo la induce a pensare cosa? No, allora, fin qui mi fermo e dico, allo stato attuale, siamo a marzo del 2017, dalla prefettura non è successo niente, né per quanto riguarda delle osservazioni sugli atti amministrativi compiuti, sugli atti del Consiglio regionale. Incaricare un funzionario di seguire questa cosa, potevano farlo benissimo, no? Di dare niente. Che cosa succede dalla sera alla mattina? Arriva una commissione d'accesso. Cittadini carissimi, la commissione d'accesso non è un atto giudiziario, giurisdizionale, è un atto amministrativo. In questa situazione sembra opportuno che uno faccia una commissione d'accesso senza dire a questi comuni che si stanno fondendo, ammesso che fossero fondate una cosa del genere, beh, state attenti, guardate i mille problemi rossanesi e coriglianeesi, però guardate anche eventuali influenze malavitose. Io credo che un prefetto debba fare una cosa di questo genere. Mi sembra che sia questa quasi un'indiretta richiesta di dire fermate, non fate più niente. E a chi interessa che non si faccia più niente, scusate? Posso stoppare? Alla città di Cosenza. Alla politica di Cosenza, perché poi se mi consentirai farò una piccola aggiunta, alla politica di Cosenza riguarda le elezioni, e questa operazione è una operazione che potrebbe essere un'operazione elettorale. Stoppare il cammino che è in corso, bisogna fare le candidature a Camera e Senato, sono tutte occupate da cosentini o da persone vicina, quest'area non esprime un deputato, un senatore, niente. Nel momento in cui si accorpa, nel momento in cui si accorpano, è evidente che la classe politica ne ha un giovamento, e una delle ragioni della fusione sta proprio nel dare forza politica a questo territorio. Arriva qualcuno che no, dice, ma ci faccia capire in punta di diritto, proceduralmente, perché il percorso dovrebbe interrompersi? No, non si interrompe. E allora? Scusatemi un attimo, facciamo un passo indietro. L'amministrazione di Corigliano, il sindaco Geraci, qualcuno ha detto responsabilmente, i conti. I conti di Corigliano sono a posto, quelli del comune di Rossano non so. Questo ha creato, mi pare, un allarme sociale. Sui marciapiedi di questa città che ci ospita in questa trasmissione, io ho visto molti cittadini corigliani che hanno detto, ma veramente noi non pensavamo che c'era questo problema. Dopo passo, usciamo un po' da Cassano. Ok, ed entriamo un po' nell'alveo delle opportunità di un soggetto che si candida a far politico, si candida a farsi il sindaco e così via. Mi viene in mente un po' la vicenda di Roma, il sindaco Raggi e così via. È mai possibile che ci si candida e non si sappia se nella propria città i dirigenti e i burocrati sono discussi o discutibili, o hanno contiguità con la mafia o non hanno contiguità con la mafia? È mai possibile che non si sappia chi possa esserci nelle liste che sostengono quel candidato a sindaco? E se lo si sa,
non lo si dice perché non si è impotenti, non si ha il potere interdittivo, tra virgolette, di quel candidato, di poter, no, tu non ti puoi candidare perché, però si mina lo Stato di diritto, voglio dire, non possiamo dire no, tu non ti puoi candidare perché sei fratello di... No? C'è un grande paradosso, cioè Morra chiede la rimozione del sindaco di Cassano, no, perché praticamente c'è stata questa vicenda dell'Agropro Group, a Roma Raggi, no, che gli arrestano, no, diciamo in casa, alcuni funzionari che lei stessa aveva scelto, che è destinatario di un avviso di garanzia, appunto tale che il Movimento 5 Stelle, che da questo punto di vista aveva delle regole, cambia le regole in corso d'opera, perché insomma, diventa garantista per la Raggi, che è eletto a furor di popolo, deve essere rimosso e viene negato anche il confronto. Io ho profonda fiducia della Commissione Accesso agli Atti, controlli tutto ciò che è stato fatto. A me dispiace soltanto una cosa, che vengo controllato io, perché l'attività di controllo dovrà essere esperita dal 2012, quando sono stato eletto io, fino ai giorni nostri. A me avrebbe fatto piacere che ci fosse un controllo anche precedente. E a conoscenza di situazioni pregresse? Certo, certo. Tipo? Ne faccio un esempio. Prima di farlo voglio mandare un abbraccio affettuoso a Pasqualino Strafaccia. Ex sindaco di Corigliano. Solidale. Però scusatemi, no? La precedente amministrazione comunale, quando i sondi del Crati, dà 270.000 euro, no, a trattativa diretta alla ditta Strafaccia. Sondi del Crati dà in carica alla ditta Strafaccia per fare i lavori di ripristino dell'argine, 270.000 euro di lavori affidamento diretti. Cioè non è che si è intervenuto per a quella ditta poi coinvolta in Santa Tecla. Non è che si è intervenuto come è stato fatto con me, quando i sondi del Crati, il presidente della Provincia mandò una ditta e tambona la falla e poi fa gli appalti. Comune di Cassano, sindaco, chi mi ha preceduto? Chi mi ha preceduto ha fatto questa cosa qui. Io non mi sono rivolto alla Procura della Repubblica. No, è una pratica amministrativa, sto cercando di sistemare. Cioè lei dice due pesi e due misure. Cioè sto cercando di sistemare. Cioè, voglio dire, perché dico questo? Perché poi c'è stata una vicenda, no, che tutti quanti noi abbiamo letto, finita in un certo modo, e mi dispiace per come è finita. Torniamo adesso su Corigliano. Dando uno sguardo, se non ricordo male, alla relazione della Commissione di Accesso Antimafia datata 2010, già allora vi era traccia rispetto a sospetti di burocrati che avessero punti di contatto con l'esterno. Da allora ad oggi, non so fino a che punto sia cambiata quella burocrazia. Dico questo perché... qualora dovesse esserci coinvolta anche la burocrazia in questo tipo di ragionamento, non presuppone eventualmente una corresponsabilità anche di organi dello Stato, che già avevano dei sospetti nel 2010 e che oggi torna una commissione per continuare a verificare situazioni di cui già vi erano dei sospetti? È una ricostruzione che ci può stare o è monca di qualcosa? Corigliano si sta facendo passare in questa città e che ci siano gli organi burocratici che sono collusi con la mafia. Io questo, ripeto, non lo so. C'è una precedente relazione dove parlava di disordine amministrativo. Di certo è che questo disordine amministrativo, con una relazione che hanno consegnato i commissari antimafia al sindaco Gerace, il sindaco Gerace non ne ha preso atto, perché addirittura quel disordine amministrativo contenuto in quella relazione antimafia, lui alcuni li ha fatti addirittura responsabili di settore. Allora, il responsabile amministrativo deve seguire le indicazioni politiche che poi deve realizzare, però da chi vengono avallate poi tutte le cose che fanno e che elaborano i responsabili del settore? Da una giunta e da un consiglio comunale. Allora, il controllo della giunta e del consiglio comunale, qualora succeda qualcosa del genere, è sempre, la responsabilità è sempre politica. Te la posso fare una domanda a secco? Ci faccia capire lei che cosa succede, perché lei ha svolto un ruolo di amministratore, è stato vice sindaco un tempo, certo, ancora prima. Certo. Che cosa succede in questa città? Questa città ha una storia e una responsabilità politica che negli ultimi anni, devo dirlo, lo dico con molta serenità, principalmente va addebitato a Giovanni Dima. Dima? Sì, politicamente sì. Giovanni Dima non ha fatto dimettere a Pasqualina Strafaccia
e in questo momento sta appoggiando per la seconda volta in una commissione cesso a Geraci, perché vede, mentre prima i consiglieri che erano vicini a Giovanni Dima non potevamo non conoscere, adesso Giovanni Dima, avendo costituito un gruppo politico, Fratelli d'Italia, si è costituito un gruppo politico in questa città. Io sono un garantista, ma sono un garantista per la giustizia. Sono meno garantista, a differenza del sindaco e di altri, nella politica, perché la politica deve arrivare prima della magistratura, per una questione di opportunità. Chi ha gestito questa città nell'ultimo vent'anni non si è reso conto che ci ha portato allo sfacelo. Ma quando lei era vice sindaco, sì, la criminalità teneva, sì, a distanza, monitorava la macchina comunale, allora, non c'era criminalità. Allora, posso dire quello che facevo io da vice sindaco, okay, che faceva la Giunta e che faceva anche il sindaco Genova. Noi controllavamo le carte una per una, perché è l'organo di controllo che va fatto. Avevamo fiducia in un segretario comunale che era uno stretto collaboratore del sindaco. In questa città, se il segretario comunale dice che la commissione antimafia, lasciate gli altri, li ha definiti mafiosi pubblicamente e mandano una registrazione a me, alla prefettura, stampa, che voi giornalisti avete, cioè, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, l'esempio, scusami Matteo, ma l'esempio da dove viene? La cosa strana è che si vuole far capire alla città che è la struttura comunale, non è così, è la politica, perché dice Geraci nell'ultimo consiglio comunale due giorni fa, se noi c'è, perché qualcuno aveva chiesto le dimissioni tutti quanti insieme, se noi ce ne andiamo l'inquinamento mafioso resta. Allora voglio capire, se il sindaco fa un'affermazione del genere, sa che c'è l'inquinamento mafioso, gli chiede Geraci. Allora, io credo che un passo indietro per il bene della città dovrebbe dimettersi, secondo me. Dovrebbe farlo insieme a tutto il consiglio comunale, ma per una questione di opportunità, anche perché siamo a fine legislatura. Quindi Celle, come va a finire questa storia? Noi non stiamo fermi, noi mandiamo avanti il processo di fusione, aspettiamo il referendum. Io dico che da quello che sento sono critiche politiche, pesanti, pesantissime politiche. La criminalità organizzata è altra cosa, che c'è, noi ce l'abbiamo la criminalità organizzata qui, non è che non c'è, è respira, è opera. Però dico, scusatemi, adesso la chiudo qui. Un comune che non ha potuto nemmeno a momenti comprare la carta igienica per i bagni per 4 anni perché ha dovuto risanare un bilancio che era un disastro. Ma lo sappiamo generalmente la delinquenza organizzata che faceva cenno il sindaco a quell'appalto di 300.000 euro. Voglio dire, parliamo di soldi, di denari. Un comune che è fermo da tre anni, che non ha... voglio dire, la delinquenza organizzata vive di prebende, vive di corruzione. Ma su questa vicenda di Coriano, ecco perché, come diceva lei, la commissione è un atto amministrativo, mentre nel 2010 era preceduto da un'inchiesta giudiziaria della DDA, certo, oggi è solo amministrativo, presuppone un'azione penale successiva parallela alla DDA. Questo lo vedremo, però certo, forse era preferibile, dato la premessa che ho fatto precedentemente, dato questo grande processo rivoluzionario che è in atto, forse una maggiore prudenza ad un organo dello Stato che è il massimo. Passo 30 secondi. Io sto avendo un paradosso: da un lato sono indagato, controllato dallo Stato, e dall'altro lato mi sono indebolito nei confronti della criminalità organizzata. Leggo un messaggio, naturalmente denunciato ai carabinieri, io sono sottoposto dal 9 a giugno scorso, penso da un balordo, una serie di messaggi eccetera, intimidatori che mi stanno disturbando moltissimo. Io non so chi l'ha mandato questo è l'ennesimo. Digli, scrivono ad un amico mio, digli al tuo amico che manco i morti staranno tranquilli, se non capisce vedrà come le bare prenderanno fuoco e se qualcuno va in galera i figli pagheranno dopo. È stata imbrattata la lapide del mio padre, questa è arrivata, no, una settimana dopo che è stata imbrattata e cancellato il nome di papà sulla lapide, è cancellata la fotografia. In questo va la nostra solidarietà. E allora il problema è questo qui, no, io non mollo, io ho riunito la mia maggioranza, la mia giunta, ho detto vogliamo fare una cosa, no, togliamo il disturbo, ci dimettiamo in massa, i miei consiglieri hanno detto il sindaco, possiamo dimetterci noi, ma tu sei stato eletto legittimamente dal popolo cassanese, devi andare avanti. Abbiamo deciso di andare avanti.
Però stiamo avendo un paradosso. Il dramma, io non mollo perché non voglio dare soddisfazione a chi mi vuole cacciare, non mollo per dare esempio ai miei figli, non mollo per onorare e rispettare il voto che in maniera pubblicitaria mi hanno dato i cassanesi, però vivo un dramma, questo grande paradosso, da un lato attenzionato, dall'altro lato nel mirino.